Buongiorno, oggi è sabato 5 giugno 2021, ci avviamo verso la fine del capitolo 12 di Marco e qui incontriamo un testo secondo me meraviglioso, che è Gesù che osserva la povera vedova che butta due spiccioli nel tesoro del Tempio, tutto quello che aveva, tutto quello che aveva per vivere. Qui le cose sono molto importanti. Prima di tutto, mi sembra di poter dire così, che Gesù vede fare in anticipo quello che lui farà sulla croce, lo vede fare da una donna povera, vedova, quindi indifesa, che con infinita generosità, non sappiamo esattamente i motivi, ma mette nel tesoro tutto quello che aveva per vivere. Gesù vede fare quello che lui farà sulla croce tra poco. Questo è il segno anche che ognuno di noi, nella propria condizione, è in grado di seguire l'esempio che Gesù ci ha lasciato del dono totale della vita. E poi certamente c'è questa questione importantissima della capacità che noi abbiamo appunto di cambiare le sorti anche della nostra condizione. Fare di quello che abbiamo un dono diventa qualcosa di assolutamente divino, piuttosto che una recriminazione continua di tutto quello che ci manca. Ecco, la povera vedova per me è sempre stata l'attrice non protagonista migliore di tutto il Vangelo. Credo che sia importante che noi teniamo presente tutto quello che lei ha fatto. Bene, buona giornata e come sempre, se potete, fate i bravi. Ciao!